Lezioni in cuffia, a Torino l'iniziativa di un professore che ha registrato le sue lezioni in formato MP3 e le ha inviate per posta elettronica ad uno studente che era gravemente ammalato. Il ragazzo le ha ascoltate e così è riuscito a superare l'esame. Emanuele Bonchino. Silenzio, silenzio, stiamo registrando. Siamo qui riuniti nella biblioteca della nostra scuola per parlare di Gabriele D'Annunzio. È uno dei personaggi più controversi e discussi comunque della letteratura italiana. Si chiama Radio Toni e non è uno studio radiofonico. Siamo in una scuola di Torino. Il professore di italiano spiega, interroga gli alunni, si discute come in un circolo letterario. Computer e microfoni servono a registrare la lezione che poi viene messa su internet, sul sito della scuola, a disposizione degli alunni. La trasmissione è ascoltabile via internet, è scaricabile sugli lettori MP3, sui cellulari, sugli iPod, su tutti gli strumenti necessari e si può ascoltare anche facendo jogging. Si chiama podcasting, dal nome dei lettori portatili che si usano per ascoltare la musica in formato digitale. A costi bassissimi, bastano un PC e un microfono. L'idea di usarlo a scuola l'ha avuta il professore d'italiano un anno fa per aiutare uno studente in difficoltà. Attraverso queste trasmissioni noi abbiamo cercato di portare la classe a casa sua e lui le ascoltava collegandosi a internet e poi le scaricava sul suo lettore MP3 e se le poteva riascoltare. Un metodo di lavoro che ha funzionato e che si è diffuso anche ad altre scuole, elementari e medie. A Milano, Siena, in Friuli, al posto dei vecchi appunti si ripassa la lezione con le cuffie. Riusciamo a studiare molto meglio gli argomenti che ci dà e abbiamo dei voti sicuri.